Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Gammarata Web, Carlo Antonio Biondo. Buongiorno da Carlo Antonio Biondo e dal giornale di Cefalù. Il numero è quello dell'11 aprile 2024, anno 41esimo del notiziario che potete seguire esclusivamente sul web, profilo Facebook Adriano Cammarata e canale YouTube Carlo Antonio Biondo. Allora, i protagonisti del giornale di Cefalù di questa settimana. Lo iniziamo con l'editoriale. I tulipani di Madonna dell'Olio. Le leggende dei tulipani che fioriscono spontaneamente a Blufi, nel prato del santuario della Madonna dell'Olio. Migliaia di fiori rossi in un campo coltivato a grano e foraggio. Il campo recintato, il percorso obbligatorio, migliaia di turisti nonostante l'interruzione stradale. Noi abbiamo intervistato Fabrizio Macaluso e Ilenia Albanese. Dal 10 al 12 maggio nella nostra città la terza edizione del meeting francescano del Mediterraneo. Il tema suggerito da Papa Francesco è connessi: non esistono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. Abbiamo intervistato Giuseppe Di Grande. Biblioteca comunale. Weekend con i libri. C'è una volta e il mondo dentro di Chiara Scialabba. Gli interventi dell'assessore Laura Modaro, Santa Franco e gli autori Valeria Balistreri e Stefano Zoletto. Questo l'editoriale del giornale di Cefalù appunto di questa settimana. Il primo servizio riguarda questo campo di tulipani che crescono spontaneamente a Blufi nei pressi del santuario della Madonna dell'Olio. Su questo argomento abbiamo voluto sentire coloro che materialmente si occupano di curare questo campo, e cioè Fabrizio Macaluso e Ilenia Albanese. Si tratta, come dicevamo, di tulipani che fioriscono spontaneamente. Migliaia di fiori rossi in un campo coltivato a grano e foraggio. Lo stesso campo è recintato, il percorso suggerito ai visitatori è assolutamente delimitato e obbligatorio, e i visitatori sono proprio tantissimi, nonostante l'interruzione stradale. Ecco quindi le interviste realizzate al telefono con coloro che si occupano di questo campo, Fabrizio Macaluso e Ilenia Albanese. Ecco il servizio. Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Gammarata Web. Buongiorno al signor Fabrizio Macaluso, che raggiungiamo al telefono per il giornale di Cefalù. Fabrizio Macaluso, insieme alla moglie e alla famiglia, si occupa del campo di tulipani di Madonna dell'Olio che abbiamo avuto, insomma, la fortuna e la possibilità di visitare negli scorsi giorni. Intanto, signor Macaluso, il campo è ancora aperto, può essere visitato oppure ormai i tulipani non ci sono più? Allora, intanto buongiorno, sono Fabrizio. Diciamo che il campo intanto è un campo seminativo che la mia famiglia coltiva da anni, è un campo seminativo a grano e a foraggio in cui il tulipano cresce in maniera spontanea per 2 settimane all'anno. Le dico subito, i tulipani già hanno raggiunto la fioritura e sono già tutti sfioriti. Quest'anno il caldo anomalo comunque ha contribuito a accelerare questo processo di sfioritura.
e quindi Quindi non è più visitabile, insomma. non è più visitabile. Abbiamo fatto l'ultimo weekend in cui abbiamo permesso la raccolta solo esclusivamente dei tulipani olandesi, che è una piccola coltivazione che abbiamo creato noi, cioè io e mia moglie, per dare la possibilità alle persone di capire la differenza tra un tulipano classico olandese e il nostro spontaneo. Ricordiamo che il tulipano vero e proprio è quello nostro spontaneo, che poi successivamente gli olandesi sono stati bravi a trasformarlo in un tulipano più resistente e più bello a vedersi. Ecco, infatti anche nel Deplian che voi distribuite a tutti i visitatori si parla di questo campo e di Blufi, perché siamo vicino Blufi come l'Olanda di Sicilia. L'Olanda di Sicilia, sì, ci hanno definito così, a noi ci hanno definito, addirittura ci hanno attribuito il nome di custodi dei tulipani. Allora, l'opera che facciamo noi con la mia famiglia e mia moglie è quella di tutelare questo tulipano che in passato è stato deturpato, la gente veniva e se lo veniva a raccogliere. Tengo anche a precisare che si trova alle pendici del santuario di Madonna dell'Olio, proprio per questo Certamente. abbiamo voluto dare il nome di tulipani, i tulipani di Madonna dell'Olio. Ci sono anche due leggende legate al Ecco, nostro infatti, campo. sì, ora ce le racconta. Diciamo che la Madonna dell'Olio è proprio il patrono di Blufi. Sì, Madonna dell'Olio è il patrono di Blufi, sì, è il santuario, prende il nome da una sorgente di olio minerale che è alle spalle del santuario. Prende proprio il nome da lì, Madonna dell'Olio. Ecco, diceva di queste due leggende, ce le fa rivivere. Allora, nella leggenda si narra per esempio una coppia di giovani sposi si recò al santuario perché la grazia di un figlio. Sull'altare hanno posato dei tulipani bianchi come omaggio. Dopo qualche mese la coppia ha scoperto di essere praticamente incinta. Quando tornarono al santuario lo trovarono chiuso e videro però che alle spalle del santuario tutti i tulipani, vedete, erano sposati questi tulipani in tappeto rosso e i tulipani che avevano posto all'altare, che erano bianchi, anche loro sono diventati rossi. Ecco, e poi c'è anche un'altra leggenda persiana. Sì, la leggenda persiana, questa qua è più brava mia moglie a raccontarla, così facciamo parlare anche lei un po'. Ah, grazie, grazie, molto Sì. gentile. Salve. Ecco, buongiorno. E allora, qual è Buongiorno. questa leggenda persiana? Sì, è una leggenda, un'antica leggenda che appunto racconta di una delusione d'amore. Una donna attese per molto tempo il ritorno invano del suo amore e vagava appunto alla ricerca del suo amato. Arrivato a un certo punto poi cadde su delle pietre aguzze e pianse con la consapevolezza di appunto che sarebbe morta senza rivederlo, per cui le sue lacrime si mescolarono poi al sangue e cadendo goccia dopo goccia andarono a tempestare il terreno di bellissimi fiori rossi che sono appunto i nostri tulipani. E da Ecco. allora poi tutte le primavere questi tulipani tornano a fiorire in ricordo appunto di questo amore. Ecco, sempre facendo riferimento al Deplian che ho visto, e cioè che ho avuto venendo a visitare il campo, questi tulipani rossi sono radii. È così? Sì, Ecco. esatto, si tratta di un tulipano precoce che prende il nome appunto di Tulipa Raddi, il cui nome è un omaggio a un botanico fiorentino, appunto Giuseppe Raddi. Ecco, il campo è, dico, ben organizzato, c'è un percorso, che tutti i visitatori hanno la possibilità di seguire, e c'è naturalmente anche, ovviamente, il divieto a campeggiare, a distruggere, insomma, tutto quello che voi, preservate. Vi costa tanta fatica? Sì, sicuramente c'è un lavoro dietro e noi lavoriamo tutto l'anno per organizzare al meglio quelle che sono le 3 settimane di fioritura. C'è tanta dedizione, tanto lavoro dietro, sia manuale direttamente sul campo, ma soprattutto appunto a livello anche di pubblicità per farci conoscere, per far conoscere
questa natura e questa bellezza rara che ci ritroviamo ad avere tra le mani. Ecco, leggevo che l'azienda agricola da sempre o comunque da tantissimi anni si occupa di questo campo, ma che recentemente con un accordo, insomma, fatto con la diocesi ve ne occupate soprattutto per quanto riguarda i tulipani in maniera più precisa e più responsabile. Sì, esatto. Adesso magari appunto ripasso la parola a mio marito, che è appunto l'affittuario del terreno e vi sa dire anche come appunto funziona tutto il loro lavoro dell'azienda. Benissimo, grazie, grazie. Sì, eccomi qua Allora, di nuovo. signor Allora, diciamo Macaluso, che questo questo accordo con sì. la diocesi, quindi Più come... che accordo, più che accordo è stato un atto dovuto perché, come dicevo prima, i tulipani in passato erano vittime di violenza, quindi non se ne poteva più perché la gente veniva a vandalizzare il terreno. Diciamo che è stato più che un accordo, un atto che dovevamo fare per forza. E da questa cosa è nata, intanto possiamo dire con certezza che da quando facciamo questo lavoro, quindi negli ultimi 3 anni, i tulipani sono aumentati. Infatti quest'anno abbiamo notato una fioritura molto più ampia proprio perché non permettiamo la raccolta dei tulipani spontanea neanche quella dei bulbi, perché molte persone vengono per cercare i bulbi. Noi, così facendo questo percorso all'interno del campo, stiamo preservando quindi tutti i tulipani e i bulbi, cosa che in passato invece non succedeva. In domenica la gente veniva a campeggiare all'interno del campo e erroneamente, cioè senza farlo apposta, non solo raccoglievano i tulipani, ma anche calpestavano il frumento, comunque il foraggio che noi abbiamo piantato. Quindi avevamo sia un danno per quanto riguarda il tulipano, ma ancora di più un danno economico alla nostra azienda, perché tutte queste persone che girovagavano attorno al campo schiacciavano quello che era praticamente il raccolto. Ecco, io ho visto, signor Macaluso, che in una zona del campo c'erano dei tulipani di altro colore e questi, diciamo, potevano essere dai visitatori, lo abbiamo fatto anche noi, raccolti e poi uscendo, insomma, dal percorso venivano pagati in base al numero, ecco, di tulipani che erano stati raccolti. Sì, questo l'abbiamo fatto proprio in funzione perché abbiamo capito la necessità della gente, è quella proprio di portarsi un ricordino comunque un tulipano. Quindi con mia moglie abbiamo ideato, abbiamo trovato dei contatti in Olanda che ci mandano questi tulipani olandesi, proprio per dar modo alla gente di portarsi sì un tulipano a casa, ma non quello spontaneo. Quindi la gente entra nel nostro campo, piccolo giardino olandese, che è stato fatto in una porzione di terra dove non spuntano i tulipani spontanei, e quindi a loro scelta potevano girare all'interno di questo piccolo giardino e raccogliere il tulipano che volevano e poi pagarlo praticamente all'uscita. Diciamo che ha avuto molto successo perché è l'unico campo in Sicilia che fa questo tipo di, diciamo, non c'è un altro campo in Sicilia attualmente Che che svolge questo stesso compito, ecco, questo stesso lavoro. Ecco, venendo. quest'anno dovevamo portare anche i nostri asinelli, ma sono rimasti a casa perché abbiamo avuto delle problematiche legate alla strada e quindi non abbiamo potuto aprire in tempo e quindi non abbiamo potuto organizzarci. Ecco, Perché a proposito della strada, signor Macaluso, venendo, ecco, a visitare il vostro campo di tulipani di Madonna dell'Olio, c'erano, ha fatto chiaramente molto piacere, tanti visitatori, tantissime macchine parcheggiate, però ci sono state delle difficoltà nel raggiungere il campo, perché la strada era bloccata, lo svincolo di Rosa credo non avesse anche la segnalazione stradale adeguata per raggiungervi. Questo vi ha penalizzato e quando finiranno questi lavori? allora, noi non vogliamo fare nessun tipo di polemica, siamo dispiaciuti perché questo inizio dei lavori ci è stato comunicato praticamente 2 settimane prima dell'apertura, quando già avevamo organizzato tutto. Hanno chiuso praticamente l'accesso lato Irosa, in cui le macchine potevano uscire agevolmente, sia autobus che macchine agevolmente a Irosa, e quindi raggiungere il campo in
Molta è facilissimo raggiungersi, infatti dico siamo a 5 km dall'uscita autostradale. Chiudendo la strada, praticamente hanno dato accesso al lato Blufi, solo che il lato Blufi è un po' più macchinoso arrivare. A un certo punto, 2 giorni prima dell'apertura di giorno 16, ci hanno comunicato la chiusura anche di quel tratto di strada e noi abbiamo fatto questo video in cui avevamo comunicato che non potevamo più aprire proprio perché si attraversava un'area di cantiere e quindi non potevamo aprire. Questa cosa ha fatto un grosso risalto mediatico. Poi hanno trovato una soluzione, peccato solo che l'abbiamo trovata già quasi a fine fioritura, in cui si consentiva questo accesso pedonale, quindi lasciare le macchine a 500 metri dal nostro campo, e questo passaggio pedonale si arrivava a piedi nel nostro campo. Noi siamo dispiaciuti perché avevamo tutte cose pronte e ben organizzate, tra cui i bagni chimici che non abbiamo potuto collocare proprio per questo motivo, per la strada chiusa. Ma d'altro canto abbiamo scoperto le persone molto solidarietà, cioè sono stati molto, molto gentili, gente che ci ha chiamato da 3 settimane a questa parte dispiaciuti di non poter raggiungerci. Abbiamo aperto per soli 5 giorni quest'anno, dobbiamo dire che abbiamo riscosso grande successo perché la gente aspettava da un anno questo momento e anche se i tulipani già erano secchi la gente era contentissima di venire lo stesso a fare una passeggiata in mezzo al verde ai tulipani olandesi. Ecco, per un'ultima cosa, signor Macaluso, per quanto riguarda quindi questi lavori stradali che vi hanno creato, come lei diceva, tanti problemi, ecco, quando dovrebbero essere completati? Insomma, nel prossimo mese di marzo, quando presumibilmente rifioriranno i tulipani spontanei, dovrebbero essere completati? Voi che sapete? Sì, ci hanno detto che la consegna lavori praticamente deve essere a giugno di quest'anno, ma hanno chiesto già una proroga, ma per il prossimo anno dovrebbero essere finiti i lavori. O quantomeno speriamo finiti dal lato di Rosa, così la gente, come ripeto, è più agevole arrivare. Benissimo, va bene, grazie infinite e tantissimi auguri. Grazie a voi. Grazie. Saluti a lei e a sua moglie, grazie. 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 Sabato 13 aprile alle 18 presso il Teatro Cicero, nell'ambito dell'iniziativa 30 libri in 30 giorni, viene presentato il volume Ultra Leggere di Giada Brocato, a dialogare con l'autrice Valentina Portera, presidente di BC Sicilia, sede di Cefalù. A coordinare l'incontro il presidente regionale di BC Sicilia, il giornalista Alfonso Locascio. Quindi appuntamento presso il Teatro Cicero, sabato 13 aprile alle 18. Ed ancora, per gli incontri culturali al museo, organizzati dalla Fondazione Mandralisca di Cefalù, venerdì 12 aprile alle 18 viene presentato il libro del giornalista Davide Giacalone, direttore del quotidiano La Ragione. Il titolo del libro: Colpevoli e vincenti, gli occidentali contro se stessi, edizioni Rubbettino. Ad introdurre l'incontro il presidente del Mandralisca, Vincenzo Garbo. Poi dialogano con l'autore del libro Giacalone, il giornalista Franco Nicastro e il responsabile delle attività culturali del Mandralisca, Giuseppe Saia. Norme da parte del nostro comune antincendio, un'attività quindi di prevenzione. La preoccupazione, scrive il sindaco di Cefalù Tumminello, legata agli eventi incendiari avvenuti lo scorso anno, crea uno stato di costante attenzione. Considerato che si attendono dei finanziamenti da parte della regione per avere sempre più mezzi, uomini e strumenti per fronteggiare le emergenze e l'apparato di prevenzione,
come amministrazione comunale vengono messe in campo, si legge nel comunicato ufficiale del nostro comune, una serie di attività in corso di attuazione, anche in considerazione del fatto che la stagione antincendio è stata anticipata al 15 maggio. Si sta anche lavorando, anticipa in qualche modo quello che probabilmente accadrà nelle prossime settimane, almeno questo è l'auspicio, a un progetto di videosorveglianza esteso su area urbana ed extraurbana, finalizzato a istituire punti di controllo in assi e snodi viari di rilievo. Veniamo ad un altro servizio che vogliamo proporre questa settimana per il giornale di Cefalù, e cioè dal 10 al 12 maggio nella nostra città si svolge la terza edizione del meeting francescano del Mediterraneo. Il tema quest'anno è stato in qualche modo suggerito da Papa Francesco: connessi, non esistono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. Di questo ci parla, lo abbiamo intervistato al telefono, Giuseppe Di Grande. Ecco l'intervista. Il giornale di Cefalù, Video Notizie, Radio Gambarata Web. Buongiorno Giuseppe Di Grande, che raggiungiamo al telefono per il giornale di Cefalù. L'argomento, come le accennavo, è quello del meeting francescano del Mediterraneo che si svolge proprio qui a Cefalù fra un mese, insomma dal 10 al 12 maggio, e si tratta della terza edizione. Ecco, il tema, leggevo, connessi, non esistono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. Ci spiega per piacere il significato di questo tema? Allora, è una delle frasi finali della Laudate Deum, l'ultima enciclica, l'ultima lettera pastorale di Papa Francesco, che faceva seguito alla Laudato Si, quella grande opera sulle trasformazioni ambientali, sulla cura del creato. Il Papa conclude proprio negli ultimi paragrafi, mette questa frase esattamente al 70° paragrafo, proprio a stare a significare che i cambiamenti, i grandi cambiamenti non sono mai, vengono sempre da cambiamenti personali, che poi coinvolgendo più persone diventano grandi cambiamenti. Ed è il senso un po' del meeting, quello di partire un po' dal basso. Noi non abbiamo risposte, non abbiamo soluzioni pronte per i grandi problemi che andiamo a trattare, ma quello che vogliamo seminare è la discussione, il dubbio, il dialogo fra le persone che intervengono. Ecco, l'organizzazione è dell'Ordine Francescano Secolare della Gioventù Francescana di Sicilia. Sì. Ci fa conoscere per piacere queste due organizzazioni? Sì, esatto. Allora, sono due, diciamo, due associazioni, ma non è esatto dire associazioni, perché noi siamo dei veri e propri ordini religiosi. Ed è la parte secolare, laica, ma non solo laica, perché nell'ordine secolare ci sono anche dei prelati, dei sacerdoti, della famiglia francescana, che è composta dal primo ordine, i frati, nelle loro varie famiglie, il secondo ordine, che sono le suore, e poi il terzo ordine, l'antico terzo ordine saremmo noi, ma con la riforma di Paolo VI non siamo più il terzo ordine, ma un ordine vero e proprio. Quindi siamo perfettamente inseriti nell'ambito ecclesiale. La Gioventù Francescana sono invece i nostri ragazzi, i nostri giovani, che naturalmente fanno un percorso di crescita in questo ambito. Noi diciamo un percorso di discernimento per una loro vocazione, decidono lì in quell'età se continuare in un percorso che può essere quello nell'OFS, oppure può essere anche una vocazione più strettamente religiosa, oppure magari capire che non è la strada loro e quindi fanno un altro percorso. Ecco, tutto questo in che modo diciamo appartiene a Francesco d'Assisi? Quanto promana da Francesco d'Assisi?
Ecco, noi, tanto beh, noi, il terzo ordine francescano, l'ordine francescano secolare, è stato fondato più di 800 anni fa da San Francesco, direttamente da San Francesco. Quindi noi abbiamo una storia antichissima, quindi tutte le nostre azioni, le nostre regole, le nostre costituzioni sono dettate da quello che Francesco ha voluto per noi. Ma attualizzando il discorso, diciamo che in questo mondo, in questo momento di profondo cambiamento, ma anche di profonda crisi, andare a vedere quelli che sono i valori francescani, che sono naturalmente quelli più prettamente spirituali, religiosi, la preghiera, il culto, questa che naturalmente Francesco aveva primariamente fra le sue azioni, ma anche il suo amore per il mondo, per il creato, essere partecipe della società. Ricordiamo, un esempio eclatante di San Francesco che andò a parlare con il sultano d'Egitto, e questo stiamo parlando 800 anni fa. Lui ebbe il coraggio di fare una cosa che probabilmente noi di questo tempo non abbiamo il coraggio di fare, e cioè di andare a parlare anche con il nemico. Quindi i valori, per esempio, molto di questo meeting sarà improntato sulla pace, senza fare distinzioni, non stiamo andare lì di chi è la colpa, di chi è la responsabilità, perché sennò ci imbelaghiamo discorsi che naturalmente non ci competono, ma semplicemente auspichiamo un mondo di pace, un mondo nel quale appunto l'altro non è il nemico, ma è semplicemente una persona con la quale rapportarsi e dialogare. Infatti mi pare da questo punto di vista che sia assolutamente in linea con la sottolineatura che viene fatta del Mediterraneo come luogo di Esatto. incontro tra culture, religioni e società diverse. Esatto. Diciamo che l'ospite principale sarà il custode di Terra Santa, Fra Francesco Patton, che avremo sabato sera, sarà con noi purtroppo per pochissimo tempo. Arriverà nel pomeriggio del sabato e partirà la domenica mattina. Ma già averlo è per noi veramente una grazia di Dio, perché possiamo avere una testimonianza diretta di quello che sta succedendo in uno dei posti più martoriati del mondo. Quindi per noi è sicuramente un grande onore, ma anche una grande possibilità di apprendere proprio direttamente dalla sua voce cosa sta succedendo da quelle parti. Quindi Ecco, questo scusi, questo lo certo. sottolineo particolarmente, la presenza di Fra Francesco Patton, perché ci teniamo parecchio, perché veramente per noi è stata veramente una grande conquista poterlo avere con noi. Ecco, Giuseppe Di Grande, poi magari la disturberò o riusciremo ad incontrarci nelle prossime settimane per avere altri particolari, ecco, sul meeting e sul programma più in dettaglio. Quando Diciamo in vuole. linea generale che ci sono delle tavole rotonde, presentazioni di libri, chiaramente momenti di preghiera, Certo. conferenze, e mi colpivano soprattutto due cose: il meeting dei piccoli e una marcia per la pace. Ci vuole parlare di queste due iniziative, per piacere? Noi ci rivolgiamo anche alle famiglie con bambini, e naturalmente questi bambini, fare assistere ai bambini una tavola rotonda sull'economia non è pensabile, e nemmeno è pensabile fare ai bambini semplicemente un servizio di babysitting. No, questo non è nei nostri obiettivi. Allora abbiamo pensato un percorso parallelo di formazione e di educazione anche per i più piccoli, curato da persone anche dell'OPS e della CIFRA, che appunto seguiranno questi bambini nei 3 giorni. E questa è una cosa che noi portiamo avanti ormai da 3 anni. In tutti i nostri appuntamenti abbiamo questa particolare cura nei confronti dei più piccoli. Questa è una cosa molto importante, quindi se chi vorrà raggiungere Ceffaruno in quei giorni ha dei bambini, può tranquillamente pensare di lasciare questi bambini, ma non, ripeto, con un servizio di babysitting, ma con un percorso di formazione. Benissimo. Per Per quanto quanto riguarda riguarda la marcia per la pace? la marcia della pace, sarà un appuntamento che noi, a cui noi naturalmente teniamo parecchio. Sarà a mezzogiorno in collega, diciamo, nello stesso momento in cui il Papa si Per affaccia alla l'Angelus. finestra, per l'Angelus, in piazza San Pietro.
Percorreremo alcune vie cittadine fino ad arrivare in Piazza Colombo, dove il nostro Igor Palminteri completerà questa tela di fraternità che andremo a comporre in questi 2 giorni. Sarà un'opera collettiva. Igor è una persona molto conosciuta. Certo, ha realizzato anche tante opere proprio qui, anche a Cefalù. Anche lì a Cefalù, sì. Quindi già conoscete anche lì a Cefalù. E appunto realizzeremo questa tela di fraternità che sarà, appunto, poi doneremo alla città di Cefalù anche a ricordo di questa giornata. E i protagonisti saranno i ragazzi, perché mi consenta di aggiungere questa cosa. Certo. Nella domenica 12 si svolgerà la festa del sì della gioventù francescana. Quindi consideri che la gioventù francescana generalmente raccoglie in queste occasioni dai 300 alle 400 ragazzi provenienti da tutta la Sicilia. Uh-huh. Quindi i grandi protagonisti saranno loro. Ci sarà una bella tavola rotonda dedicata ai temi della pace, avremo a conclusione Giuseppe Notar Stefano, il presidente di Azione Cattolica, quindi sarà un momento molto importante di crescita, ma anche di collaborazione fra generazioni, cioè ci metteremo a confronto con i nostri ragazzi e non solo, anche con i ragazzi del luogo. Abbiamo contattato anche le scuole per avere dei momenti di condivisione, di formazione per le scuole. Insomma, abbiamo scommesso parecchio su questo perché ci crediamo. Certo. Perché crediamo che scendere in piazza, scendere a parlare con le persone sia un momento molto importante per qualsiasi organizzazione religiosa. Più di tutto per noi che siamo appunto secolari e quindi lavoriamo nel mondo, non ci rinchiudiamo nelle sagrestie o nei conventi. Ecco, sono certo, non può che essere così, insomma, nella piena collaborazione e condivisione sia con la diocesi guidata dal vescovo Monsignor Marciante che con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tumminello. Dico, immagino che non può che essere così. Esatto, sono state 2 persone che veramente ci sono state accanto. Con il vescovo Marciante ormai è il secondo anno che abbiamo questo tipo di collaborazione, perché l'anno scorso eravamo a Gangi, che è sempre diocesi di Cefalù. Certo. Ed è veramente, abbiamo trovato un padre veramente molto vicino a noi, ci sta veramente aiutando per tutto quello che può, veramente ci sta venendo incontro. Lo stesso dicasi per l'amministrazione, che abbiamo trovato pienamente disponibile. Non potevamo chiedere di meglio, ecco, da questo punto di vista sicuramente non potevamo chiedere di più, sia il vescovo, la diocesi, tutto, perché poi anche la realtà ecclesiale, il vicario, il coordinatore dei parroci, tutte persone che si sono messe a nostra completa disposizione, e così per quanto riguarda il sindaco, il vice sindaco, sono state persone che veramente ci stanno accogliendo in maniera totale. Facciamo parte della realtà di Cefalù, veramente con una grande felicità da parte nostra. Benissimo, benissimo, grazie infinite a Giuseppe Di Grande. Allora tornerò a disturbare, magari oltre che per incontri telefonici anche di persona. Grazie di cuore, tantissimi auguri, buon lavoro. Grazie. Il giornale di Cefalù, Videonotizie, Radio Cammarata Web. Questo è il giornale di Cefalù, il notiziario settimanale, anno 41esimo, numero 1789, che trovate esclusivamente in internet, profilo Facebook Adriano Cammarata e canale YouTube Carlo Antonio Biondo, a partire da giovedì 11 aprile 2024. Il nostro comune ospita dall'11 al 13 aprile i lavori dell'undicesimo congresso internazionale di studi sulla Sicilia antica. Si tratta di un evento di grande rilievo culturale al quale partecipano relatori, storici e studiosi di storia antica, con particolare riferimento alla Sicilia. Studiosi di illustre fama nazionale e internazionale. Le conferenze nei 3 giorni presso la sala consiliare del Palazzo di Città in Piazza Duomo
sono aperte le conferenze alla libera fruizione da parte del pubblico. Una iniziativa di solidarietà che si deve al Rotary e al Club Alpino Italiano, entrambi Rotary e Club Alpino, naturalmente sezioni della nostra città, una carrozzina per disabili. Presso lo spazio cultura comunale di Corso Ruggero, venerdì 12 aprile alle 18:30, il Rotary Club Cefalù Madonie presenta e mette a disposizione del Club Alpino Italiano, sezione di Cefalù, una carrozzina da trekking per disabili. È previsto l'intervento del sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, il presidente della sezione Rotary di Cefalù, Diego Cannizzaro, e il presidente della sezione del Club Alpino, Caterina Provenza. Ed ancora, venerdì, sempre venerdì 12 aprile alle 17:45 al porto di Presidiana arriva la nuova statua di Sant'Agata, che è stata acquistata per il culto della parrocchia di Sant'Agata, affidata al parroco Don Rosario di Spenza, presso il villaggio dei pescatori. Il programma prevede alle 18 accoglienza e presentazione dell'opera scultorea, il rito della benedizione celebrato dal vescovo Monsignor Marciante. Poi alle 18:15 la processione fino alla chiesa parrocchiale, alle 18:45 la liturgia eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Marciante nella chiesa parrocchiale di Sant'Agata. Ecco, tutto questo venerdì 12 aprile con partenza quindi dal porto di Presidiana alle 17:45. Ancora un servizio qui al giornale di Cefalù. La biblioteca comunale. Per iniziativa della biblioteca comunale sono stati presentati in Corso Ruggero, nei locali ex Circolo Unione, due libri, C'è una volta e Il mondo dentro di Chiara Scialaba. Noi vogliamo proporre adesso, naturalmente in sintesi qui al giornale di Cefalù, degli interventi che si riferiscono alla presentazione del libro C'è una volta, e cioè l'assessore Laura Modaro, la presidente del Consiglio di Biblioteca Santa Franco e gli autori di C'è una volta, Valeria Balistreri e Stefano Zoletto. Ecco il servizio. Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Gambarata Web. Valeria è un'autrice, una counselor, coordinatrice pedagogica, vive a Palermo. Stefano è un coordinatore pedagogico presso le scuole appunto dell'infanzia, oltre che counselor a Padova. E da anni hanno iniziato questa bellissima collaborazione professionale, e durante il Covid, non avendo meglio da fare, hanno deciso di appunto scrivere questo libro, C'è una volta. Poi a me incuriosisce molto il presente, no? Poi ce lo direte voi. Il libro appunto viene scritto durante il Covid e loro appunto nella loro esperienza professionale con famiglie, perché Valeria è anche consulente familiare con famiglie, insegnanti, educatori, si sono posti appunto il problema di come di fatto i grandi temi o i temi che in qualche modo emotivamente impattano con i bambini vengono affrontati e discussi con i bambini. Diciamo che la loro fascia privilegiata di osservazione è quella dai 0, 6 anni, insomma, anche della primaria, 10 anni così. Anche il Covid, no? Ha avuto un impatto, il Covid e tutti gli eventi di cui ogni giorno quotidianamente ci confrontiamo,
siano le guerre, siano anche gli eventi traumatici di una certa portata, gli assenze, la morte, insomma tutti quei eventi traumatici che anche a noi adulti, come dire, ci pongono emotivamente, sicuramente non ci fanno vivere, ci mettono in tensione, molte volte, ecco, diciamo così, si sono loro accorti nella loro osservazione che i bambini percepiscono più di quanto di fatto poi a volte non riescono ad esprimere. E allora diciamo che il loro intento è stato proprio questo, come poter aiutare le famiglie, gli insegnanti, gli stessi bambini a poter parlare di quelle che sono le domande e i temi importanti che la vita ci presenta. Proprio perché aiutare i bambini come dire, a farli diventare più consapevoli, no? Di quelli che sono gli aspetti della vita, permette anche di farli crescere con una maggiore sicurezza. Le parole che scegliamo di utilizzare quando parliamo con i bambini possono creare o distruggere. È su questa differenza chiaramente si gioca la partita di quella che sicuramente vuole essere anche l'incontro di stasera. Mi ha sorpresa, positivamente sorpresa, perché avevo pensato di avere davanti un libro e mi sono ritrovato davanti un corso di formazione. Lo dico senza nessuna plagieria nei confronti dei nostri ospiti, autori ovviamente, di questo libro. In questo momento sto parlando più da maestra, ecco, io tengo molto al mio ruolo di maestra anziché di presidente della biblioteca, perché all'interno di questo libro mi sono ritrovata in qualche modo a vivere le vostre esperienze, perché le esperienze fatte con i bambini sono esperienze che sicuramente nel tempo mi hanno formato, me nel tempo, perché dai bambini si può imparare molto. La vostra scommessa, quello che io ho imparato leggendo il vostro libro, che ho fatto mio più di quanto non l'avessi fatto in questi anni, è quello di avere messo al centro dell'aspetto educante, ecco, il bambino e la bambina, che non diventano soggetti passivi, ma al contrario, sono dei soggetti attivi che sono nelle nostre mani. E noi abbiamo una grande responsabilità, sia come agenzia educativa, noi come maestre, ci sono i miei colleghi, sia come i genitori, nei confronti di questi bambini, perché li consideriamo solamente soggetti spesso che devono assorbire in maniera quasi asettica tutto ciò che viene loro proposto, senza dimenticarlo, ed è quello che invece vuole fare emergere, dimenticando che abbiamo davanti delle persone che devono essere considerate nella loro grandezza. Hanno a che fare certamente in generale con il mondo dell'infanzia, ma anche con alcune delle cose che noi in maniera timida, ma purtroppo cerchiamo di affrontare in questo libro, che è un libro che ha tante parti diverse. Adesso cercheremo un po' di raccontarvele. È un libro che è frutto certamente di anni di lavoro, di osservazione, di amicizia tra me e Stefano, che appunto, come diceva Laura, facciamo un po' un lavoro analogo in due parti d'Italia, ma è soprattutto frutto della passione che noi mettiamo in campo nel nostro lavoro con gli insegnanti, con i genitori, ma moltissimo di più con i bambini. Come diceva Sante, i bambini, chi lavora con i bambini lo sa, i bambini sono una fonte inesauribile di scoperta per noi adulti. Aprono laddove i nostri pensieri talvolta tendono a chiudersi, loro ci riaprono se noi siamo disponibili. C'è una volta un libro che ha tante parti, però mi faceva piacere, ci farebbe piacere che è stata sulla conversazione. Ma mi piacerebbe cominciare un po' dalle non parole del libro, perché una parte importantissima di questo lavoro, la parte di parole e di pensiero, se volete, che abbiamo messo alla Valeria e io,
ragionando molto insieme e costruendo, mi piace l'immagine di Rosato Santa, mi emoziona anche dire che è stato un corso di formazione Leggere Idee, importantissima del nostro libro, che è arrivato, che è entrata subito nel nostro progetto, sono le illustrazioni. Le illustrazioni le ha fatte un giovane illustratore palermitano, 30 anni, si chiama Gabriele Genova, qui da Genova, non ci vediamo su, e questo è il primo lavoro che lui ha fatto importante. E mi piace partire da lì perché voglio farlo vedere un attimo, la qualità delle illustrazioni, che sono illustrazioni di alto profilo, cioè la parte del libro è composta da domande, mi soffermo su quello perché è dove ci sono le illustrazioni più importanti dal punto di vista artistico, sicuramente, ma poi c'è l'altra parte che ha saputo fare Gabriele, che non è un counselor, non è uno psicologo, non fa l'insegnante, è un artista, ed è un artista vero. Ieri abbiamo conosciuto, io ho conosciuto, Valeria la conosceva già, la sua insegnante di liceo, che mi ha detto, guardi, glielo dico, in 22 anni di carriera ho conosciuto un solo genio, Gabriele. E Gabriele, noi non gli abbiamo detto che cosa doveva fare, gli abbiamo mandato le parole che noi avevamo pensato e gli abbiamo detto, vedi un po' cosa riesci a fare. E lui ha interpretato le parole e le ha arricchite, perché in ogni... Per ogni domanda, il libro è composto dalle rime preparate da Valeria, quindi le fiabe riscritte, ripensate, ridefinite in maniera precisa, e io invece ho lavorato la parte sulle domande, domande per aprire conversazioni con i bambini, e su queste domande, la domanda è a pagina bianca, per i bambini sarebbe stata una cosa, la domanda con la pagina piena di altro, senza dire che cosa c'è, racconta qualcos'altro. Qui purtroppo la rilegatura fa torto a una delle immagini più belle del libro, e queste immagini consentono, dal nostro punto di vista, consentono ai bambini di allargare un po' più il pensiero oltre alle parole, perché ci sono i colori e per i bambini un colore o l'altro fa la differenza, perché ci sono, oltre a quelle parole, oltre ai colori, ci sono altre suggestioni. E questo lavoro che abbiamo fatto Valeria, Gabriele e io, credo che ci sia proprio la terza dimensione del testo, che è quella che va a toccare la parte di emozione più profonda dei bambini, sganciata dalla parola, e quei bambini piccoli, soprattutto quelli di una scuola dell'infanzia, i grandi di un asilo nido, i primi anni di una scuola primaria, hanno molte parole, ma non le hanno tutte. E questo è il modo per far muovere i pensieri che cercano delle parole. E l'adulto che ascolta un po' come veniva detto, è l'adulto che facilita, che si mette a disposizione, che non ha le risposte. Questo è un libro che non ha risposte nella parte che si occupa dei bambini, ne ha un po' più nella parte che si occupa di genitori e preconcezioni. Nella parte che parla ai genitori, che parla agli insegnanti, che parla alle educatrici, un po' di pensieri li abbiamo messi. È stato detto l'idea dell'ascolto e del dedicare ascolto. Santa e Laura hanno messo in evidenza una parte importante, che è quello di dire che i bambini hanno dei momenti in cui la vita può essere difficile. Pensiamo anche che sia altrettanto importante ascoltare quello che hanno da dire i bambini anche quando la vita è normale. Quello, il momento del Covid per qualche bambino è stato molto difficile, è stato complicato per tutti però. Qualche bambino l'ha vissuto in maniera un po' più drammatica, qualche famiglia inevitabilmente l'ha vissuto in maniera drammatica perché è stata una tragedia. Ma tutti i bambini hanno vissuto quello lì. Qualcuno l'ha vissuto anche con serenità. Nel nostro lavoro di ascolto dei genitori, io ho delle famiglie che hanno detto: il momento del Covid è stato l'unico momento della nostra vita in cui siamo rimasti tutti assieme. Poco tempo fa una mamma ha detto: io ho nostalgia di quando eravamo in lockdown, perché non siamo mai stati così insieme come in quel periodo, che ci dice molto dello stile di vita che abbiamo. Il giornale di Cefalù, Video Notizie, Radio Camerata Web.
il 13 aprile alle 17 vi segnaliamo una celebrazione eucaristica nell'anniversario della dedicazione della Chiesa Cattedrale di Cefalù. Durante la liturgia saranno istituiti i nuovi lettori, accoliti, catechisti e ministri straordinari dell'Eucarestia. Al termine della celebrazione, come prima tappa, alla comunità parrocchiale San Francesco di Cefalù, la lampada, che raggiungerà tutte le parrocchie della diocesi come preparazione all'offerta dell'olio ad Assisi da parte della regione siciliana il prossimo 4 ottobre 2024. Ecco, questa è l'ultima notizia del giornale di Cefalù di questa settimana. Ricordo il numero 1789, anno 41esimo. Ci siamo occupati dei tulipani della Madonna dell'Olio presso Blufi. Questi tulipani che fioriscono spontaneamente nel mese di marzo in preparazione alla primavera in un campo coltivato a grano e foraggio. Nonostante le interruzioni stradali e le difficoltà nel raggiungere il posto, sono davvero diverse centinaia i turisti. Di questo abbiamo parlato con coloro che curano il campo, Fabrizio Macaluso e Ilenia Albanese. Ci siamo poi occupati della terza edizione del meeting francescano del Mediterraneo, che si svolgerà a Cefalù fra un mese, dal 10 al 12 maggio. Il tema è connessi. Non esistono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. Di questo ci ha parlato in una intervista che abbiamo realizzato al telefono Giuseppe Di Grande. E poi la Biblioteca Comunale, weekend con i libri, sono stati due, C'è una volta e Il mondo dentro di Chiara Scialabba. Noi vi abbiamo proposto gli interventi dell'assessore Laura Modaro di Santa Franco e gli autori di C'è una volta, Valeria Balistreri e Stefano Zoletto. Ecco, fin qui il giornale di Cefalù. Ringrazio tutti voi che avete voluto seguire il notiziario anche questa settimana. Ringrazio i collaboratori del giornale di Cefalù, a cominciare da Adriano e Federico Cammarata, Giuliano Montagna, Rosalba Petarra, Guglielmo Biondo, Cristiana Biondo e Cosmo Scattaglia. Allora, ricordo ancora il giornale di Cefalù su Facebook, Adriano Cammarata, e YouTube Carlo Antonio Biondo. I link per rintracciarlo sono proprio su tutti i social. E l'archivio, nel quale trovate tutti i numeri del giornale di Cefalù, su Cammarata Web. Allora, buona settimana a tutti da Carlo Antonio Biondo, la sigla del giornale di Cefalù. Il giornale di Cefalù, video notizie, Radio Cammarata Web.